tutti. Oggi è gettonatissima l'assessore. La mia domanda è per sapere a che punto ci troviamo con il servizio di trasporto pubblico urbano. Si parlava delle nuove fermate e soprattutto della rivisitazione in generale, quindi parliamo di tutto quello che era nel trasporto pubblico urbano. Ho sentito praticamente le ultime dichiarazioni che avevano una direzione negativa, perché praticamente si parlava di un mancato numero di chilometri da parte della regione, quindi mi sono tra virgolette un po' allarmato e volevo sapere a che punto stavamo su questa problematica. Grazie. Prego, assessore, a lei la parola. Trasporto pubblico urbano. Ho ereditato, perché questo è così, una coperta corta e devo dire anche abbastanza lacera. Sì, perché l'ho ereditata. Me la tengo, la gestisco. Con i miei uffici abbiamo fatto diversi sopralluoghi, perché non c'è soltanto il cimitero di Carteggio, dove giustamente noi abbiamo un dovere morale, perché abbiamo un dovere morale di andare a visitare i nostri cari, ed è un dovere e quindi un diritto sacrosanto poter rendere omaggio alle persone noi care e dedicarci tutto il tempo che noi abbiamo. Ma ho anche il dovere di rendermi conto di quella che è la necessità del territorio comunale, un territorio che ha un TPL abbastanza vecchio, che quindi non tiene più conto di quelle che sono le nuove modifiche territoriali, penso ai nuovi insediamenti che si sono creati, e quindi io devo riuscire a garantire un servizio minimo a tutti quanti la città, perché tutti quanti devono poter usufruire del trasporto pubblico. Abbiamo fatto una ricognizione e ci siamo resi conto che per coprire buona parte, non tutto, ma buona parte del territorio comunale avremo bisogno circa di 106.000 euro l'anno. Una cifra importante, una cifra che è significativa e che il Comune di Teramo al momento non può permetterselo e che soprattutto inizierà una battaglia laddove non è stata fatta per far sì che Teramo, che è l'unica città rispetto alle altre, ha un numero di chilometraggio decisamente da Cenerentola. Non solo, ma quanto vedo quello che sta avvenendo a livello regionale, le speranze sono estremamente minime dal momento che si prevedono tagli non indifferenti. Le ho detto e le ho garantito che ci sarà il trasporto a Carteggio. Ho scritto ai Balloni chiedendogli anche quello che è la rimodulazione di una linea 1, dell'esattezza della linea 1 Barrato, che all'andata farà Piazza Garibaldi come capolinea, circonvallazione di Ragusa, Piazzale San Francesco, Ponte San Francesco, via Alcide De Gasperi, via Po, via l'Europa, rotonda Ipogea, via Pirelli, cimitero, via del cimitero, via Pirelli, via Melozzi, la rotonda quella giù in fondo, rotonda Ipogeo, via l'Europa, via De Cupis e via Giovanni XXIII, largo Cifaldi, eccetera. Così come avevo promesso, e quello all'andata. Il concessionario ci risponderà a giorni, ci siamo già sentiti per telefono, tecnicamente è fattibile. Pensiamo insieme a loro di dedicare una via, una linea dedicata che avrà un nuovo numero, perché oltre al cimitero dobbiamo anche far fronte alle esigenze dei ragazzini che vanno nel nuovo plesso Molinari. Quindi lo faremo. So che è in arrivo, tra l'altro, ci siamo anche scambiati in BNSM un tapiro, ma mi dispiace, qui siamo politici, non c'è nessun collaboratore di Striscia la Notizia. Qui siamo nella casa comunale, facciamo il nostro lavoro, facciamo l'impegno. Io le avevo chiesto e le avevo detto che avevo difficoltà a relazionarmi con un assessore, lei si era impegnato altresì nel prendermi, nel riuscire a mettermi in contatto, e vedo che anche lei ha le mie stesse difficoltà. La linea si farà a costo zero,
e quindi credo di aver tentato, sto cercando di tentare di risolvere un problema, anche se penso a tutti quegli altri cittadini teramani che purtroppo al momento dovranno ancora aspettare, perché purtroppo il chilometraggio che è stato assegnato alla città di Teramo è quello che è. Mi dispiace che non ci sia il consigliere Gian Donato Morra, perché avrebbe potuto ben chiarirci quello che a suo tempo era successo, le motivazioni per cui alla città di Teramo, nella rimodulazione, perché Pescara c'ha la tua, L'Aquila è ben servita, chiedi pure, Teramo per la sua situazione morfologica ha un chilometraggio ben più esteso di tutte le altre, ma ha avuto un peso a livello regionale da parte dell'amministrazione all'epoca decisamente poco di peso e di sostanza per far sì che sia tutelata la città di Teramo. Comunque ci stiamo attivando, tecnicamente è fatto, e quindi aspettiamo l'ufficialità da Ballone. Prego per la replica, un minuto. Spero di stare coi tempi perché ci sta dando da parlare. Sono esterefatto, proprio esterefatto dalle sue dichiarazioni. Punto primo, ho la Balloni telefonicamente, ho Beck, non un tavolo per sedersi e vedere la situazione. Lo abbiamo fatto. Dico, non c'è niente, mi sono informato con la Balloni. Non c'è niente, c'è solo chiacchiere, continuamente chiacchiere. Punto primo. Punto secondo, la razionalizzazione del servizio, cosa fatta anche in precedenza. Si taglia dove non serve e si mette dove serve. Tutto questo, per fare questo ci vuole se davvero non l'avete mai fatto. Tutto questo tempo è stato perso inutilmente, è stato perso inutilmente. Secondo, come diceva il collega Cavallari, quasi che io pure ho la memoria corta, è praticamente da le registrazioni di qualche consiglio fa, parliamo di maggio-giugno, lei aveva dato una data ben precisa e io le ho detto, me lo segno al fazzoletto, lei ha confermato quella data, da un consigliere umile. Se uno si fa due calcoli di quante corse e di quanti chilometri rapportato a 365 giorni, già viene il calcolo e non si deve aspettare chilometrare giorni, perché non si poteva fare. Lei ha fatto questa promessa, non a Luca Corona, l'ha fatta ai cittadini, non solo di Villa Pavone, perché questo è un discorso globale e parliamo dei residenti di Piano Daccio, Zona Stadio, Villa Pavone, Cimitero. Ritorno sul fatto del cimitero. Non è possibile, dopo l'apertura del sottopasso, che grazie al sottopasso si può avere il servizio urbano a Villa Pavone, grazie alla passata amministrazione si può avere, non viceversa, stavo aspettando perché una signora non può fare 2 chilometri a piedi, 1 chilometro a piedi per andare al cimitero, oppure un residente di Villa Pavone deve fare 2 chilometri per prendere il servizio urbano. Non è ammissibile nel 2019 una cosa del genere. Per tutte queste motivazioni, e ripeto, lei aveva garantito che il 16 di settembre, alla riapertura delle scuole, il servizio passava a Villa Pavone, zona cimitero. Questo non è avvenuto e per questo motivo le consegno il tapiro, perché c'erano delle date ben precise che io mi sono segnato, e le consegno in maniera ironica, perché sul personale non ho niente, ma solo a livello amministrativo, non sono state rispettate. Reinserisca nella busta l'oggetto, consigliere, per cortesia, assessore, per favore, assessore. Io non mi do vergognare di nessuno. Assessore, non le ricerchi, assessore. Assessore, è una cosa ironica. Vai avanti, consigliere, e concluda che il tempo è esaurito. Concludo dicendo che in modo ironico e non sul personale e in maniera tra virgolette scherzosa, io consegnavo il tapiro per la promessa non mantenuta. Solo questo, ma non la promessa per il sottoscritto, ma la promessa per tutti quei residenti che sono venuti anche qui a fare una riunione, dove è stato garantito per il mese di settembre il servizio urbano. Lunedì sono stati fermi per vedere se passava e non c'era niente, e quindi
io ho portato solo una sollecitazione in questo caso. Grazie. Quindi, grazie. Assessore Ponziani, è solo una sollecitazione. Grazie, stia al suo posto, consigliera. La parola per l'ultima interrogazione al consigliere Di Dalmazio, che interroga l'amministrazione.